trucchi che è rotto, il cerniere è rotto, ma è super super pratico e lo adoro perché da una parte ha la sezione dei pennelli, ho dei pennelli, lo so, scioccante, ok? Da questa parte c'è una zip dove tengo delle maschere, perché in realtà questo è il mio beauty da viaggio anche, e la palette degli highlighter, del blush, e poi dentro tutta la roba che utilizzo. Quindi iniziamo. Metto il fondotinta. Io non metto mai il fondotinta su tutta la faccia perché, cioè, poi tra tutte le righe d'espressione che ho viene una roba terribile. Ogni volta che agli shooting mi truccano full face è tremendo, invecchio di 50 anni già che è. E quindi lo metto soltanto sotto gli occhi perché ho un po' di, come si chiama? Un po' di occhi pesti, non so come si dice. Solitamente non ho dei prodotti di riferimento, posso usare qualcosa come questo, quindi come si chiamano queste cose? Un correttore, ma molto spesso utilizzo anche soltanto del fondotinta. Questo è Dior e questo è il mio fondotinta preferito da anni, da sempre, io utilizzo sempre questo e lo amo. Quindi un po' di fondotinta intorno all'occhio, giusto per dare un po' di uniformità. Eventualmente coprire qualche brufolino, ma l'ho messo, potevo evitare anche di metterlo perché non si vede. Basta così, però non ne metto altro. Diciamo che comunque il trucco, se è di qualità, eccetera, serve anche all'esterno per coprirci e funziona un pochino da maschera contro le impurità, lo smog che magari si incontrano per strada. Quindi conviene non truccarsi esageratamente, ma comunque truccarsi aiuta anche la pelle a proteggerla. Quindi parte di pelle fatta. Passo agli occhi. Io ho questa palette da viaggio perché è rigida di latta, ma praticamente i miei colori sono sempre questi, toni caldi, eccetera. Quindi faccio un po' di bianco sulla palpebra. Praticamente tutto finito perché ce l'ho da anni. E poi, essendo un make-up da casa, quindi comunque super easy, vado giù di colori leggeri, tipo quindi questo qua, un pochino qui al lato dell'occhio, giusto per sporcarlo, come dico io, un pochino. E un punto luce in punta. Boh, basta. Il mascara, io non uso nessun particolare mascara, in realtà mi sono trovata molto bene con questo qua che però l'ho comprato a Seoul in un body shop, infatti vedete tutto in coreano, e però cioè uno vale l'altro. È molto importante il mascara, sappiatelo, perché le ciglia a me piacciono ben aperte, quindi come vedete ora io non è che abbia queste ciglione aperte di natura, però facendo un buon lavoro di mascara riesco ad aprirle senza il piegaciglia. Voilà.
Mi sono un po' sporcata, ma... Cosa manca? Sopracciglia. Uso principalmente due prodotti di Benefit, che sono la matita. Comunque le sopracciglia le faccio al Brow Bar, quindi ce l'ho già sempre un pochino disegnate. Però vabbè, le disegno un attimo, pettino, voilà. E poi utilizzo questo che è il Gimme Brow per farle un pochino volumizzate. Tadam, basta. E infine, tocco finale, io ho questa palette che sto dilaniando, l'ho amata tantissimo, di NYX, con gli highlighter e uso e il blush, quindi uso questi, un po' un mix, come vedete qua, faccio un mix di blush, picchietto perché sennò è esagerato. E applico. Se mi sento super wild, metto anche un pizzichino di highlighter, che in realtà l'highlighter mi ha aiutato tantissimo nel accettare il mio naso, che io ho un naso particolare, nel senso ho il setto nasale deviato, proprio da sotto si vede che è torto e dovrei farmi vedere, possibilmente farmi operare, non lo so. E, si vede che un naso particolare, perché di qua mi dà questa angolazione che a me piace tantissimo, infatti questo è il mio angolo. Invece di qua, magari adesso no perché appunto ho l'highlighter, però si nota la differenza, cioè sembro due persone diverse. E infatti questo profilo è quello che io non sopporto. Però vabbè, cioè, vedremo. Mi dà un po' di fastidio a livello proprio fisico, cioè respirare, perché non respiro da una narice e me ne sono accorta recentemente quando sono andata anni fa a fare una visita e mi disse: ma sai che hai il setto nasale deviato? E io, davvero? Oh, non lo sapevo, non lo sapevo. Quindi boh, vedremo, in altri tempi, adesso non c'è modo, non c'è, adesso non lo voglio. Basta ragazzi, questa è la mia skincare and makeup routine. Secondo me, vediamo se andando alla luce naturale riesco a farvelo vedere un po' meglio. È super basic, cioè non sembra nemmeno truccata, però a me piace questo effetto, un effetto molto naturale. Io sono così, non mi vedo con altri tipi di makeup. E basta. Mi raccomando, anche se siamo chiusi in casa, se non abbiamo nessuna parte da cui andare, non lasciatevi andare. Ogni mattina sistematevi, truccatevi, vestitevi, adesso anch'io esco dal pigiama, e fate qualcosa per voi stessi. È molto importante, perché quello che dico io sempre è laziness brings laziness, quindi essere pigri ti porta a essere pigro. Quindi se incominci già a vestirti, cambiarti, magari anche allenarti, ti senti già che riesci a conquistare molto di più rispetto a rimanere in pigiama, stare sul divano, muoversi da una sedia all'altra, eccetera. Basta, spero con questo video di avervi fatto un pochino di compagnia. Noi ci vediamo nel prossimo video di Lokmas. Ciao a tutti!